Tutto è pronto per il derby italiano, per il derby tra il Basket Itri e il Metraformia Basketball. Il Formia vuole chiudere la classifica, vuole passare già al secondo turno, mentre il Basket Itri vuole onorare il campo di casa. Ecco che vediamo scendere i giocatori in campo. Visto scendere in campo la squadra del Metraformia, Metraformia fuso con il Basket Scauri, potremmo dire così, tanti elementi delle giovanili delle due formazioni, la squadra di casa Basket Itri, che quest'anno festeggia i suoi 50 anni. Eccoli che entrano tra i sussulti del pubblico, accolti da una stella del Basket Itri, Aurelio Saccoccio. Abbiamo visto le due squadre entrare, adesso ci sarà l'inno nazionale. Solo l'inno italiano per le due formazioni. Che ha
raccolto in un solo abbraccio l'intero palazzetto di Itri. Le formazioni in campo, il Metaformia col numero 0, Marco Polidori, 2, Alessio Policari, 3, Domenico Carboni, 5, Lorenzo Scampone, 6, Mauro Sparagna, 10, Matteo Riccetti, 17, Alex Varga, 23, Gabriele Giannetti, 24, Vincenzo Provenzani e col numero 8, Fernando Candelora. Il coach è ovviamente Eugenio Polidori. Dall'altra parte il basket Itri col numero 5, Mario Saccoccio, 7, Giuseppe Di Biase, 8, Luciano Cassio, 11, Marco Berardi, 12, Armando Didia, 13, Spajolevic, Stefan, 14, Luca Paparello, 18, Francesco Valente, 19, Edoardo Refini e 20, Victor Papa, il numero 21 a completare, Giampaolo Stravato. Il coach è Fabio Stravato, il suo secondo è Fernando, Fabio Scarano, scusate, il suo secondo è Fernando Stravato. Tutto pronto per iniziare questo derby italiano. Tanti a Itri tengono a questa gara come se fosse la finale di questo torneo. Gli arbitri della gara sono il signor Graziani e Matteis, che hanno diretto anche la gara precedente. È un Metaformia Basket rimpolpato da tanti giocatori che hanno disputato la Serie B nazionale quest'anno. Basti pensare che c'è Provenzani, giocatore frutto del vivaio della Stella Azzurra Roma, squadra che ha esportato giocatori all'estero in NBA e perché no anche nel Real Madrid. C'è Alex Varga, altro giocatore che ha trovato poco minutaggio in Serie B, ma comunque ha giocato un'ottima annata a Scauri. Scampone, per lui un campionato di C2 alla Serie Bogaeta, ma addirittura una Coppa Italia di Serie C vinta dal Basket Scauri da Under. Carboni, anche lui esperienze nella Fortitudo Scauri per motivi di studio. Tutto pronto per palla 2. Provenzani, Carboni, Scampone, Varga e il numero 2 Policari per il Meta. Parte palla 2, pallone Scampone, dall'altra parte il numero 5 Saccoccio, il numero 20 Papa, 13 Spajolevic, 21 Stravato e 11 Berardi. Questi due quintetti, mentre è arrivato il primo canestro Metaformia. Metaformia che nella nostra grafica risulta in casa, ma giustamente per onor di causa è il Basket Itri, la squadra di casa in tutti i sensi. Porta il pallone a passeggio Scampone, lo deve smistare, trova Varga. Varga fronteggia Papa, smista il pallone Varga, si incaponisce da solo, riesce a trovare il barco, prova il canestro, l'arbitro però gli annulla tutto per infrazione di passi. Palla al lato, Matteis chiama il numero 21 Stravato, pallone portato avanti da Saccoccio, poi tutto chiuso per Berardi, numero 11 Berardi prova a prendere il varco, l'avversario, il tiro a canestro non entra, bravo Policari però a chiudere il varco. Alessio Policari, pallone già battuto da Provenzani e compagni, ma il numero 24 punta a canestro, non riesce ad appoggiare dentro, rimbalzo non aiuta la squadra ospite. Intanto buttato via questo pallone da Berardi, accompagnato da Policari che commette il suo primo fallo della gara. Pallone che sarà giocato dalla squadra ospite. Balitri, Papa, nulla da fare, riesce a recuperare però il pallone lì sotto, subisce fallo, buon fallo per Papa in quella posizione, potrà giocarsi la sfera.
con a disposizione due liberi per rimettere in pari le cose, visto che a due il meta. Il pallone che entra, il numero sigillato Victor Papa. Due su due per Papa. Mentre riparte il cronometro, Provenzani, sarà lui a fare la playmaker in questo frangente. Va Provenzani, si perde il pallone, Varga. Varga cerca il varco, penetra bene, si perde però il pallone, può ripartire Saccoccio in profondità, buono il passaggio, ma spreca vistosamente Stravato. Provenzani, passaggio per Varga, ancora dietro. Provenzani, bello il new look all'indietro per Scampone. Il blocco di Carboni, Scampone va in solitaria, ritorno sui propri passi, tutto chiuso, dietro per Varga, gioca la memoria di due, dentro il pallone di Varga, tripla di Alex Varga. 2-5, pallone giocato da Berardi, giro palla, Saccoccio, va al tiro, va improvvisato, solo a ferro per lui. Provenzani, va il giocatore romano, il passaggio, anche se non è di Roma Provenzani, ma bensì calabrese, approdato lo scorso anno alla Stella Azzurra, quest'anno in forza da Basket Scauri. Solo ferro, può ripartire Berardi. Berardi, tutto chiuso, possibilità di tripla, pallone sul ferro, nulla da fare per Stanovic. Balzo di Papa, tutto chiuso lì sotto, serve ossigeno, vediamo se riesce Papa, riesce a mettere dentro, bella la giocata di Victor Papa. Si fa spazio in mezzo a un bel po' di maglie bianco-azzurre, bianco-arancioni-azzurre dovremmo dire così. Tanto Provenzani butta via questo pallone, può ripartire la squadra in maglia blu. Panicello blu Itrani sotto, bello questo passaggio, forse doveva tirare. Si è mangiato un pallone in questo caso il giocatore di Trano. 6-47, Spanojevic. Ma buona approccio alla gara della squadra del Basket Titri. Papa, buono il passaggio per il numero 21 Stravato, giro palla, Saccoccio, si perde il pallone, il piede fuori, non visto dal direttore di gara, il tiro c'è dentro. 5-6, Papa sugli scudi per Litri, passaggio sotto, non riesce, e Itri mette la testa avanti per la prima volta. Pallone che riparte, Saccoccio, forse passi, non è giocato, Spanojevic va a mettere dentro di forza, prende il barco, Scampone per Provenzani, Scarano l'aveva promesso, stiamo cercando di mettere su una bella squadra. Tutto questo lascia ben presagire per la squadra del Basket Titri. 8-5 in avanti il giallo-blu. Provenzani per Scampone, il tiro di prima intenzione, palla fuori, non riesce Varga a prendersi il pallone. 5-56 da giocare, 8-5 il punteggio. Palla ancora messa fuori, ora possesso Metaformia, come giocato per Varga. Dai, vai con Provenzani, cerca la tripla, nulla da fare, Varga lo sberla il pallone, ma nulla di più. Tanto c'è questo fallo per Papa. Berardi, passaggio a cercare Stravato, il tiro dentro, la tripla, 11
a 8. Tanto Carboni, pallone per Varga, non viene corretto il punteggio del tabellone del palazzetto, è dentro Carboni che mette due punti, 10-11. Papa per il numero 13 Spanojevic, dentro i due punti. C'è un problema col tabellone. 4-58, il punteggio dovrebbe essere 10-13. Vediamo se viene corretto. Chiama la calma Valerio Saccoccio. Tredici per Litri, deve aggiungere ancora il 10 al Formia, non ci siamo con il punteggio. Vabbè, trascorre il time out. Io rimango 13-10, poi il tavolo vedremo se mi darà ragione. No, viene rifiutato praticamente il decimo punto del meta. Vabbè, lo rivedremo poi al VAR probabilmente. Torniamo indietro e torniamo sul 13-7. Qualcuno ha bevuto forse un po' troppa acqua. Partita Varga in possesso palla per Scampone. Passaggio in avanti, buono per il numero 2 Policari che va al tiro. Doveva fare, non va rimbalzo Carboni. Può ripartire Itri col numero 21 Stravato. Stravato si ferma, torna indietro da Papa. Passaggio per Saccoccio. Ora Itri che prova la penetrazione con Berardi. Giro palla, la squadra di Trana ben organizzata, Papa, e qui Provenzani arriva in volo libero su Papa, commette un fallo vistoso, si danno il 5 e il 2. Forse si attendeva un altro movimento il giocatore del meta. Tanto fuori Saccoccio, fuori il numero 21 Stravato, dentro il numero 12 Didia e il numero 19 Refini. Refini, giocatore fondano. Tanto Papa sbaglia, penso sia fratello di Giuseppe, giocatore che ha giocato sia col Gaeta che col Fondi. Tanto il pallone è recuperato adesso da Carboni. In parte con il pallone in possesso Scampone. Il tiro di Varga, la tripla per lui, ritorna a 10 il meta. Berardi, pallone in avanti, non riesce di via a trovare il canestro, poi c'è fallo su Scampone da parte di Stepojevic. Spanojevic, non lo so, è stata un po' strana la distinta. Spanojevic, non ce ne voglia nessuno per lui, Spanojevic, poi lo battezzeremo diversamente nel caso. Viene chiamato alla calma coach Polidori. Varga, la sua rimessa in campo per Scampone. Va il giovanissimo ma espertissimo giocatore Scampone,
per Provenzani. L'arbitro ha visto un'azione fallosa da parte di Didia, no, da parte del numero 19 Refini. 13-10 Provenzani, passaggio da parte di Carboni, ancora Provenzani, prova a cercare il varco, il tiro non lo va a fare, ancora Provenzani al rimbalzo, il tiro questa volta subisce fallo da parte di Papa. Due libere allora a favore di Provenzani, Vincenzo Provenzani. Pallone sputato via dal canestro, veramente il pubblico di casa ci tiene a far bella figura. Ah, il secondo tiro del giocatore del Meta, nulla da fare, riparte Papa, gran velocità, va a impattare su Scampone, sfondo per lui, sfondo di Papa, è stato bravo Scampone ad attendere l'arrivo del giocatore avversario. Fenomeno che riparte proprio per Scampone, semina di via, si accompagnano i due dall'altra parte, poi Carboni porta a passeggio la sfera, Carboni presenza in C Silver per lui, poi c'è questa mattonata dal nulla di Policari, nulla da fare. Berardi prova ad ubriacare, prova Policari, trova la strada del canestro, trova i due punti. 15-10 Scampone per Provenzani, e lui il giocatore più attivo, pallone sotto per Carboni, non riesce ad agganciare e a mettere dentro. Varga torna all'indietro, Scampone quasi dalla panca, il ferro, Policari, Scampone, vai playmaker, ancora Scampone, buono sul suo movimento, ma Spanojevic gli butta via il pallone. Fuori Policari, va dentro con il numero 6 Mauro Sparagna, non è che sarà da giocare, 5 secondi per il Metaformia, anche se prima ci ha dimostrato una gara che praticamente basta un pallone e due secondi per mettere dentro un canestro. 4 secondi per tirare, Provenzani, il pallone per lui, il tiro di prima intenzione, non va a fare, consegna il pallone a Papa. Berardi avanti con il pallone, il passaggio per Stanojevic, il tiro di Dia dentro, 17-10 e fermo il Metaformia. Passaggio per Varga, la velocità contro Papa, mezzo due uomini, c'è il fallo su Varga. Spanojevic, Varga avrà a disposizione due liberi, fuori Papa, dentro Valente, Francesco Valente in campo, mentre Varga è lì a tirare due liberi, primo pallone dentro per Alex Varga, seconda possibilità per lui, 2 su 2, 17-12, 5 punti di distacco tra le due formazioni. Berardi taglia in due come il giro della difesa, mette dentro il pallone, riesce a tagliare per via centrale Berardi, spesso e volentieri la difesa del Meta che colpevolmente lo lascia entrare. Provenzani intanto qui sbaglia, l'arbitro blocca tutto. Fallo di un giocatore del Meta, potrà giocarla allora a
squadra ospite, mentre siamo già a quota 5 falli. Quindi praticamente da qui in avanti si passa da una letta all'altra per i falli. Sarà Valente a poter tirare questi liberi. Primo tiro dentro. Seconda quota 20 di Basket Titri. Seconda possibilità per la squadra di coach Fabio Scarano, che chiama De Fini ad arretrare. Valente non lascia per l'occasione. Non metta formia. Di parte Provenzani, gran carriera, subito a puntare il canestro, troppo forte però il suo tiro. Vargas riprende il pallone per Provenzani, uomo ovunque, cerca la tripla Berardi, si prende lui il pallone in questo caso, può ripartire il numero 11, va il Basket Titri, Vargas non lascia filtrare, palla per Provenzani, c'è dall'altra parte il passaggio verso Sparagna, dentro, potrà giocare la Berardi. Bravo Sparagna in questo caso. De Fini prova a salutare Sparagna, passa ma c'è il fallo da parte dello stesso. 21-14, pronta ad entrare Di Biase, il numero 7, esce fuori Berardi, fuori Spanojevic per Papa. Saranno liberi per De Fini quando manca meno di un minuto a chiudere questo primo periodo. Meta che deve fare a meno di Perez quest'oggi. Movimento infortunato il pivot spagnolo. Si riparte Provenzani per il passaggio su Scampone, Carboni, terzo tempo ma c'è il fallo da parte del numero 18 Valente. 44 secondi, 21-14, fuori De Fini, problemi fisici per lui, torna in campo stravato. Carboni poi riduce il gap che adesso è di 7 punti. Da Carboni, Ferro va a fare per Domenico Carboni, prodotto il vivaio del Metaformia. Secondo tiro è dentro questa volta, la sfera per lui. Time out, tutti in panca con Mevi e Polidori che attendono i suoi. 21-15, c'è un po' di distacco tra le due formazioni, non incolmabile ma comunque presente. Scorre il time out, sicuramente soddisfatto Fabio Scarano. Intanto c'è Fabio Nardone, altro allenatore di Serie B, che guarda la panca di Scarano, mentre viene soccorso anche De Fini. Nardone in questa stagione è stato direttore sportivo della Sera Pocaeta, per lui esperienze anche a Cefalù. Torna in campo Provenzani, Sparagna, Varga, Scampone e Carboni per il meta. Di Dia stravato, Papa, numero 7 Di Biase e Valente per la squadra del Basket Titri. Papa in avanti per Di Dia, letto bene Sparagna, può ripartire in velocità, Scampone si ferma, riesce a salutare l'avversario, ancora per Sparagna, punta il canestro Sparagna, si ferma, la gioca su Carboni e qui Carboni sbaglia nel passaggio. Berardi saluta e se ne va, gioca dall'altra parte, il passaggio per Valente, prova a impattare Di Dia, il tiro dentro, l'appoggio volante di Di Dia. 23-15,
un ottimo gap a favore del Basket Litri. Provenzani riesce a fare la differenza, il meta in questo frangente. Provenzani chiude tutto, va al tiro, finisce il tempo, rimangono a terra un po' di feriti, ma il primo quarto si chiude sul 23-15. Mancano 3 punti al meta, sarebbe comunque 23-16, un gap che al momento dice 8 punti tra le due formazioni. Una gara lunga ancora ad essere conclusa, anzi sicuramente ha impattato meglio il Basket Titri in questo primo frangente, con la freschezza atletica dei propri giocatori. La meta alla lunga potrebbe avere ragione per quanto riguarda la tecnica e le capacità dei propri giocatori. Si torna in campo. Secondo periodo. Torna in campo Policari con Provenzani, Scampone, Varga, mai uscito, e Carboni. Berardi, Didia, vuole il suo appello alla gara, Valente, Papa e il numero 7 di Biase. Tanto arrivano altri 2 punti per Papa. Carboni, dai, vai per Provenzani. C'è Policari, passaggio per Provenzani, quando era solo Policari, passi per lui, non la fare per lui, ripartenza per Didia. Allora, giocato da Didia, Papa prova a incugnarsi bene, solo tabellone, volevo dire così. Poi Carbone mette in mezzo un pallone sanguinoso, Didia, poi il rimbalzo Valente. Si blocca questo pallone. Pallone per Scampone. Va Scampone, pallone che balla, ma non da fare. Papa recupera un ottimo rimbalzo sotto la sfera. Valente, tutto chiuso. Didia, giro palla del Basket Titri. Tiro da lunga distanza e poi qui Valente. Entra un ottimo pallone. Nulla da fare, palla fuori dal canestro. Provenzani, il passaggio per Policari. Giro palla a fare già dall'altra parte. Didia da solo, appoggia dentro. Nulla da fare per il Metaformia, adesso sotto. Non è giocato da Provenzani, adesso va al tiro, ferro solamente, può ripartire Itri, di gran carriera, e qui Didia non riesce a insaccare. Bello il pallone giocato da Didia, ma nulla da fare. Va Scampone, mette la tripla. Scampone. Didia ha fatto vedere ottime cose fin qui. Tra anche Marco Polidori per la squadra ospite del Meta. Grazie.
Piazza, fuori per Valente, Strano, con la sua mano centralmente, bello il pallone che non riesce ad agganciare, in questo caso Valente, arrivano due canti e le file del Basmati, entra Cassio che fa il suo solo in questo momento, Luciano Cassio al prossimo, sempre in casa, ed esce dal campo Francesco Valente. Stefano Spogli, pallone per Varga, il tiro, nulla a fare, pallone dentro. Palla ferma, è stato dato un tecnico. Piccolo blackout tra le due formazioni. Punteggio che dice meta 22, mentre è a 31 il basket Itri. Questo secondo periodo. Sei e 17. L'arbitro blocca tutto. 31 a 27. A 22, scusatemi, abbiamo dato un po' di numeri, diciamola così. Pronto ad entrare un giocatore per il basket Itri, ma la palla l'ha ancora il meta. Provenzani, tiro dalla lunga distanza, non da fare, pallone per Saccoccio, pallone in avanti, Panovic, ancora un pallone giocato. Tiro di Spajovic, nulla da fare. Entra Marco Berardi, adesso il numero 1 Giampaolo Stavano, per la sua posizione. Pallone per Scampone. Parte Scampone. Va Scampone. Sta portando avanti suoi, sotto in giocata. Passaggio per Provenzani, prova a penetrare. Spazio. Va al tiro il meta, nulla a fare. 21-22 che continua a persistere. Il tiro di Saccoccio che fa esplodere il palazzetto di Itri. Bravissimo Saccoccio, ha trovato un varco importante. Intanto Scampone subisce fallo. Minuti e 10 secondi da giocare in questo secondo periodo. Dentro il primo pallone di Scampone. 33-23. Sul ferro il secondo tiro. Pallone che riparte per Berardi. Passaggio per Papa. Il tiro da lunga distanza, non da fare. Riparte Scampone in avanti, palla lunga a pedalare per Varga, può puntare il canestro, preferisce appoggiare Provenzani, troppo forte il passaggio però, nulla a fare, riparte Papa, il tiro di Papa, nulla a fare, il beccano solo il giro di rimbalzo, mette dentro, 35-23. Va Scampone, possesso di palla per lui contro Provenzani, gli chiudeva il varco Saccoccio, si è preso il pallone Papa. Papa contrastato da Varga,
va alla sfera Berardi, Spadojevic, poi Papa, passi per lui, nulla da fare in questo caso. Dentro Riccetti e Carbone, fuori Varga e Polidori. Questo è il cambio per il Metaformia Basketball. Palla per Provenzani. Riparte Scampone. Lancio in avanti a cercare Carboni. Scampone tutto chiuso, ancora Carboni. L'appoggio tra i due, dai e vai, poi Scampone dalla lunga distanza, ferro, rimbalzo di Carboni, c'è fallo però. Fallo su Carboni, 35-23 che persiste. Si è abbassata un po' la media realizzativa tra le due squadre nell'ultimo periodo. Carboni ha la possibilità di questi liberi. Mentre arriverà un cambio, pronto ad entrare Valente, fuori Spanojevic. Dentro Valente. Ma Carboni, libera disposizione per ridurre il gap che al momento vede sotto il meta. Basket Titri alla sua prima gara nel girone. Il meta ieri si è liberato dell'Estonia facilmente, potremmo dire così. Adesso la testa del girone è una cosa a due tra Itri e Meta. Ferro e ferro per Carboni, nulla da fare. Si parte il gioco. Berardi ci tiene a far bella figura il basketito in questo memory l'ha stravato. Lo sta dimostrando. Intanto c'è il fallo da parte di Provenzani. Anzi no, il fallo è da parte di Valente che non è convintissimo della decisione arbitrale. Sono di fatto che la palla potrà giocarla in Metaformia. In avanti per Carboni, il pallone contro Valente, va Carbone, nulla a fare per lui, riparte come un motorino saccoccio, indiavolato, va a impattare su Provenzani, non riesce a insaccare. Sotto Valente corregge dentro questo pallone che vale due punti, 37-23 quando siamo a 3 minuti e 22. Chiama la calma il basket Titri, che Fabio Scarano dispensa consigli ai propri giocatori che comunque non stanno demeritando. Non è battuto Berardi per Saccoccio. Saccoccio porta a passeggio la sfera. Berardi va al tiro, si gira bene, mette dentro Berardi. 39-23. Provenzani, passaggio per Carboni, ancora Provenzani. Provenzani l'accelerazione, il tiro, ferro, nulla a fare, anche sfortunato un po' il meta in questo frangente. Riparte Berardi, passaggio per Didia che può mettere altri due punti in cascina. Morbidi, morbidi, 41-23. Passaggio per Scampone, non riesce adesso il meta a imporsi sul campo. Carboni, nulla da fare, bloccato il gioco per lui. 2.28 da giocare, ci saranno due tiri a favore di Carboni. Domenico Carboni, primo tiro dentro la sfera, seconda possibilità per Carboni. Uno su due per lui, 41-24. Tanto Saccoccio in velocità non riesce a insaccare
poi un attimo ruba il pallone a Riccetti, arriva il fallo più canestro, 26-41, sta riducendo la squadra di Coccio Polidori. Time out chiamata dal Basket Titri. Intanto Valente ha qualcosa da dire al direttore di gara. Time out chiesto dal Metaformia, 41-26. Tanto Titri già 5 falli. Formi ne ha commesso uno solo. Ovviamente non è tranquillo adesso Scarano, non è neanche Polidori, perché i suoi devono ricucire un gap abbastanza importante. 15 punti contro il Basket Titri, che comunque sta giocando una bellissima partita, molto calma, molto ponderata, e non deve farsi prendere dalla fretta il Basket Titri, perché quando si fa prendere dalla fretta viene punito dal Meta. Ci sarà un cambio della Varga al posto di Sparagna. Sparagna che però deve tirare i liberi. Primo libero per lui, che si insacca, riesce a prendersi la tripla a rate. Sparagna, rientra Varga, parte il pallone con il numero 5 Saccoccio, giocatore di casa, di via a far girare Stravato. Stravato porta a passeggio Policari, poi di via ancora a cercare di firmare il referto, non la fare, poi Papa chiuso in mezzo a due uomini, riesce in qualche modo a respirare. Saccoccio prova a puntare, poi il passaggio per Berardi, il gancio all'indietro, adesso Stravato, tutto chiuso, bisogna tirare, termina il tempo, non la fare per Saccoccio, palla che torna al lato per il Meta, già battuto da Provenzani. Riparte Saccoccio, porta passeggio Scampone, pallone però ce l'ha il giocatore del Meta, Provenzani, blocco di Varga, passaggio che filtra in qualche modo, Varga in qualche modo si fa spazio, mette dentro, di fisico Varga fa spazio e canestro. Ciro palla per Berardi da parte del Basket Titri, va Berardi, Provenzani non riesce ad agganciare, di via brava a trovare il fallo più canestro, a 1.08 da riposo lungo, di via si è preso una bellissima occasione. Armando di via, un libero per prendere la tripla, ferro solamente. Riparte Varga per Scampone, motorino inesauribile di questo Metaformia. Scampone tutto chiuso, va il giocatore di Scauri, non a fare, si intromette di via sul pallone, si propone in avanti da Berardi, di via il gancio, ma la palla rimane lì, c'è un fallo probabilmente, ma Policori aveva stoppato il pallone. Fallo è stato di Provenzani. Di Dia però aveva a disposizione due liberi allora per prendersi il canestro che Policori gli aveva. Policari. Non va per Di Dia. Policari gli aveva negato questo canestro. Non riuscirà sicuramente a fare i due punti adesso Di Dia. Seconda possibilità per lui, pallone si insacca, 44 per la squadra di casa, 29 per gli ospiti. Provenzani a portare il pallone, passaggio davanti per Varga, il gancio a cercare Varga, stoppato il pallone
battiti via. Saccoccio ruba il pallone, Varga lo consegna a Provenzani, va a saltare Provenzani, tiro, c'è fallo da parte di Papa, ha fatto una bella stoppata di Dia. Provenzani allora a disposizione due libri per arrivare a quota 30 per la squadra ospite del Meta. Primo tiro di Provenzani, niente da fare per lui, quasi tutto il pubblico di Itria a soffiare per spostare via questo pallone dalla retina. Secondo tiro è dentro questa volta per Provenzani. Time out chiesto a Basket Itri. 27 secondi, un goccio per chiudere questo quarto, riposarsi e poi ripartire di gran carriera per chiudere questa gara. Chiacchierano i due arbitri, consultano mentre Scarano è lì a disegnare tattica sopra la sua cartellina. Termina il time out, si deve tornare in campo, 44-30, 14 punti di gap, si è partiti sul 23-15, praticamente ne ha messi a segno 21 la squadra dell'Itri, mentre ne ha messi dentro 15 il Metaformia, che paga Dazio pesantemente in questo periodo. Riparte il cronometro, Saccoccio per Didia, torna da Saccoccio, passaggio con il numero 21 stravato, c'è la palla per Papa, va al tiro, è un passaggio per Policari, ma Policari passaggio a cercare Carboni, poi Varga cerca la tripla sullo scadere, nulla a fare, Berardi il tiro della disperazione, nulla a fare, termina il quarto 44-30, tondi tondi. Sono 14 i punti tra le due formazioni, adesso un attimo di pausa e poi ci risentiremo per il secondo tempo. Della gara tra il Metaformia e il Basket Itri. Meta con Varga, Provenzani, Scampone, Policari e Carboni. Quindi che dovrebbe scendere con i 5 effettivi. Saccoccio, Berardi, Papa, Stravato e dovrebbe essere Valente. No, Refini, non Valente, Refini, che ha accusato un piccolo problema fisico nel secondo periodo, tornato in campo in questo inizio di terzo tempo. Passaggio verso Scampo, verso Provenzani di Scampone, Varga, frana a terra per Policari, passaggio dentro, 32-44. Parte Stravato, poi Papa, un po' calato nel, in questo frangente di gara. Papa aveva avuto un ottimo inizio di gara. Papa per Stravato a lunga distanza, non da fare. Allora scavalca tutto il canestro. Poi Scampone per Varga. Tutta Scampone, dai, vai 3-2, sotto per Carboni.
si gira bene, va al tiro Carboni, nulla da fare, Papa si prende l'imbalzo, pulisce la propria area, può ripartire la squadra con Stravato, passaggio per Refini, adesso tutto per lo scampone, prova a passare in mezzo a due, passaggio per Provenzani, può volare Provenzani, mette dentro, 34-44, più 10 adesso il gap, Refini, un meta che vuole ricucire, vuole chiudere avanti il terzo periodo, lo sta dimostrando in questo inizio di secondo tempo, nulla da fare per Spanojevic. Varga per Scampone, ah, Scampone tutto chiuso, allora Carboni, Provenzani a cercare Varga e si è fatto spazio là sotto, Policari il pallone ma c'è passi per lui, nulla da fare, rimessa che sarà da giocare per la squadra di casa, Stravato per Refini, vai playmaker, lo attende Provenzani, Spanovic che si fa spazio là sotto, pallone per Berardi, va al tiro Berardi, dentro, toglie la polvere Berardi dalla retina del meta, Provenzani allarga per Scampone, tiro, pallone che rimbalza poi esce fuori, Spanovic già dall'altra parte, poi Stravato, va al tiro Ferro, non a fare, Varga si prende un ottimo rimbalzo, Provenzani in velocità, il cost to cost, trova lo spazio, cercava forse l'appoggio sull'uomo, Papa libera bene, Policarico mette fallo su di lui, c'è un cambio? No, non entra Saccoccio, gioca ancora Refini, pallone che ripartirà da Refini per Stravato, va Stravato, porta a passeggio il pallone, poi Refini, Refini lo attende Provenzani, larga panoramico per Papa, tutto chiuso, Stravato, Stravato non trova lo spazio, Refini possesso palla, poi ruba via il pallone Provenzani, c'è Policari, bello il passaggio, bello anche il canestro, 36-46, 7 minuti, Berardi, il numero 11, la giocata da parte di Stravato, Spanovic, ancora per Berardi, si libera bene, cerca il barco, Spanovic, è finito il tempo però, nulla da fare, ha fischiato il direttore di gara, bloccando il tempo, entra Saccoccio, fuori Refini, la gioca Provenzani, pallone giocato per Scampone, il gancio a cercare Carboni che mette dentro, 28-46, pallone, il gancio verso Saccoccio, si gira bene Stravato, ancora Saccoccio, tiro di Spajovic, dentro, tiro per lui, 49-38 a 6 minuti, 49-38 più 11 il gap però, ottimo canestro il numero 13 del basket Pitri, pallone che non si zacca, questo tiro riparte di gran carriera Berardi, gancio il look per Spanovic, un ottimo canestro ma che ha fatto Berardi, ha tagliato in due la difesa, passaggio che ha messo a tu per tu con il canestro, Provenzani, passaggio per Varga, Varga cerca il varco, tutto chiuso, Papa ottima guardia su di lui, tiro da lunga distanza, nulla a fare Spanovic, si prende il pallone, può ripartire Berardi per Stravato, il tiro Ferro, Papa là sotto, il rimbalzo è suo, lo blocca tutto, c'è contesa,
cambio, fuori Carboni, dentro Polidori. Personalic. Tiro solo Ferro, tutto chiuso, e qui bravo Provenzani, gioco di prestigio, va a saltare la sua giocata, il suo canestro. 40-51, più 11 per Basket Titri. Come giocato da Berardi, fuori a cercare Stravato, si libera bene, il passaggio in mezzo per Spanovic, arriva, blocca tutto, visto passi. La giocherà Stravato per la difesa del Basket Titri, visto che lo porta avanti Scamponie per Policari. Policari si libera per un attimo, forse piede, passaggio per Provenzani, Scampone, il tiro, Ferro non va a fare, non va la tripla per Scampone. Riparte Berardi, ma Berardi taglia tutto il campo, veramente era Stravato, non Berardi. Saccoccio, di nuovo Stravato, tutto chiuso, deve giocarla, 10 secondi per tirare Itri. Saccoccio, si prende il tiro da 3, Ferro, Provenzani, contropiede, riesce a giocare su Scampone, cerca la tripla Scampone, il Ferro, Varga si prende l'imbalzo, poi ancora Scampone sotto canestro, mette dentro, non si fa pregare, 51-42, ridotta la doppia cifra. La squadra di Polidori sta venendo fuori come un diesel. Berardi per Stravato, ancora Berardi, passaggio sotto per Saccoccio, la chiusura di Policari. 3-33, pronto ad entrare di Dia, buono il suo approccio con la gara fin qui. Time out, le due panchine vicine, sicuramente più tranquillo Polidori, la sua squadra sta recuperando pian piano il gap, mentre è più agitato da Scarano, visto che sta arrivando da dietro la squadra del Meta, che arriva di gran carriera. Torna in campo le due formazioni, questo terzo periodo. Pallone che riparte, Berardi prova a inclinarsi bene, in mezzo a due di Dia, ancora un canestro per lui, ottimo elemento questo di Dia. Pallone per Scampone, prova a seminare Saccoccio, Policari, tutto chiuso, c'è il fallo. Berardi. Questa che sarà di Provenzani e compagni, già battuta. Policari per Scampone, Polidori, gira ancora per Policari. Tutto chiuso, Policari cerca un bacco, prova a incunearsi, il passaggio fuori per Provenzani, bisognava tirare, non lo fare, non riesce a sfruttare questa giocata in attacco. Meta, in parte Basket Titri, Saccoccio, no look a cercare di Dia, Papa, Berardi per Papa, giro palla per Didia, Berardi prova a incunearsi, non va a fare, Policari
c'è scampone in avanti, non la passa Policari, butta via un pallone con scampone che è ancora lì a suggerirgli il passaggio. Avere due libere a disposizione per realizzare questo canestro Policari. Primo tiro per lui, doveva fare il disperduo al mittente, seconda possibilità. Ferro ancora, doveva fare, si gioca, tutto bloccato perché ovviamente c'è un fallo, ci si trasferisce dall'altra parte mentre va fuori Saccoccio, da dentro Valente, si alza il quintetto, sarà Didi a giocare il pallone per Berardi. Berardi, questi ultimi spicci di terzo per quarto, di Dia, il tiro di Dia, Ferro, poi si danno fastidio da soli, il giocatore di Baschettini, sparagna, semina avversari, poi va al tiro, non la fare, impreciso proprio al momento del tiro, poi mette fuori il pallone, sparagna. 2-0-3, 53-42 più 11 per il meta, che è sotto e deve recuperare. Parte di via Papa, Valente, Spanovic, fare Ferro per Itri, Provenzani, semina avversari in mezzo a 5 uomini, però deve ragionare con la squadra, poi Varga cerca la tripla, ma fare Valente, si prende il pallone, forse un fallo da parte di Scampone. Berardi, il gancio, bello sotto per Didia, bello il canestro. Parte Scampone mentre Itri sta mettendo le briglie al meta. Questo terzo periodo Varga si è un po' spento. Provenzani va al tiro, lo stoppa Stefanovic. Il passaggio, no look per Didia, ancora passaggio all'indietro, sfera che però termina fuori, troppa leziosità, alla fine si perde il pallone. Esce Polidori, entra Carboni, si parte Scampone, lascia per Provenzani, sotto per Varga che prende il pallone, mette dentro, un'ottima giocata tra i due scauresi, tra virgolette sempre. Berardi, questa formula che vuole ricucire il gap al momento di 11 punti, palla fuori. Messa che sarà da giocare per Valente. Berardi, di via, di Piase, ruba per un attimo il pallone, Scampone, non lo va a fare, palla in fallo laterale. Dentro Travato, fuori Panovic. Ottimo la sua gara. Spasnojevic, vabbè, ci scuseranno per l'addizione di tutti i giocatori, ma non si possono conoscere tutti i cognomi. Di Biase, pallone per lui. Varga chiude tutto. Berardi, bisogna tirare perché sta finendo il tempo. Sparagna, bisogna tirare, qui sbaglia, va al tiro Sparagna, Ferro nulla da fare. Questo quarto, terzo periodo si chiude 55-44,
11 punti di distacco tra Metafornia e Basket Itri. Sta per iniziare l'ultimo periodo. Time out chiesto al Basket Itri. Tutti in panca, 55-50. Ovviamente Metafornia che ha uscito il gap dal Basket Itri in maniera impressionante. Fa sentire Mevi e Polidori dai suoi, anzi solo Mevi, perché Polidori è consulto col tavolo. Quanto potrebbero pesare quei tre punti negati dal tavolo al Meta? Che sarà da giocare per la squadra di casa di Dia. Ultimi 6 minuti, passaggio verso Berardi, ottima la sua prova. Popovic, di Dia, poi Berardi, ancora Saccoccio, giro palla per Papa, passi Papa, pescato in passi. Fa sentire il pubblico di Itri, vuole sorreggere la propria squadra in questo momento, il più complicato. Scampone di Dia, ruba un ottimo pallone, va a puntare il canestro a Scampone, chiude il varco, palla fuori. Ottimo il pallone recuperato da Scampone, l'ha messo fuori, ma di Dia stava volando a metterla dentro. Non è giocato Saccoccio, si perde la sfera, in qualche modo riesce a recuperarlo, poi il Papa mezzo a due, il gancio, Vargas intromette il discorso pallone di Dia, il tiro, Ferro, poi Spasovic dentro, allontana il Meta. Adesso il Basket Itri a 7 punti. Lorenzani sotto canestro, impreciso in questa fase, parte Berardi, saltare un po' di schemi, Saccoccio il tiro dalla distanza, Ferro, Manovic commette fallo, Provenzani, per qualcosa da dire al direttore di gara. Deve uscire Provenzani. Quinto fallo per Provenzani che va in panca. La partita perde un protagonista, non era d'accordo Provenzani. Rientra Sparagna. Giocato questi eventi sportivi,
palla al lato. Il punteggio 56 a 50, cambiato il punteggio, quindi sceso a 56. Vabbè, doveva essere 57. Kasajovic, fallo di sfondo in attacco. Palla al lato per Formia. 56-50. Sono ripartita la Spadagna per Scampone. Porta a passeggio Saccoccio. Passaggio a cercare Carboni, il pallone che arriva. Carboni butta in mezzo questa sfera a Policari. Che Sparagna può allargare per Varga, il tiro di Varga, ferro. Sparagna, rimbalza il suo, il tiro della disperazione dentro. 56-52. Meno 4, pronta a impattare il meta. Adesso è Saccoccio. Papa. Papa con il pallone per lui. Spera che rimane ferma lì, poi l'arbitro vede il fallo di Varga. Fallo di Varga, pallone al lato per Papa. Saccoccio. Fallo di Policari. Quinto fallo anche del Policari. Dentro Polidori. Tiro che Berardi non voleva fare. Ancora un libero per il giocatore del basket Titri. Dentro il 57esimo punto di nuovo per la squadra del basket Titri. Saccoccio, pallone perso, si arrabbia, Scampone. Saccoccio già dall'altra parte, riesce a insaccare, poi serie di battaglie da sotto, rimbalzi a vuoto, Varga pulisce, Scampone da questa parte per cercare Varga, va a saltare Varga, la stoppata su di lui. Time out, tutti in panca. Nitri comunque sul pezzo, nonostante ci siano 5 punti di distacco. Pallone fermo, 4-13, la gara è bella lunga ancora, deve essere finita. Allora, 57-52, 4 minuti al tempo. Storia il Paulino senza voce, non mi dite niente, non è un punto in più perché è stato corretto durante il match, è stato un errore, sono dati 3 punti invece, sono dati 3 punti invece di 2, l'hanno corretto durante il match, si sono accorti in corsa. Pallone che sarà da giocare. 4-13. È lunga la gara. Rinaldi. 4 minuti a terra. Rinaldi. 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 Rinaldi.
a Sparagna, passaggio per Scampone, marcato da Saccoccio. Saccoccio, il passaggio verso Sparagna. Spasojevic, Spasojevic, Saccoccio per Di Dia, il tiro che rimane in canna. Varga, tutto chiuso, può far ripartire Scampone. Bisogna segnare se il Meta vuole ridurre il gap. Scampone verso Varga, non da fare, non si tranquillizza. Poi Di Dia per Boni lo placca letteralmente. Quarto fallo anche Carboni. Il Meta rischia di finire la gara con gli uomini contati, visto che praticamente non sono stati della gara Giannetti e Riccetti. Abbiamo sbagliato intanto da Di Dia. Secondo libero a disposizione per Armando Di Dia. Salta il pallone. Arrotondo il punteggio 52-58. Scampone ha speso tantissimo fin qui. Tiro da lunga distanza, non riesce a penetrare. Di Dia, il pallone è suo. Ricordi dalle prese con Berardi. Qui Scampone ruba un ottimo pallone in velocità. E qui Berardi commette fallo. E Scampone che stava volando. Fuori Di Dia, dentro Stravato. ...3.14 da giocare. Palla al lato. Polidori al via per Scampone. Passaggio a cercare il tiro di Carboni, dentro la tripla. Importante questa tripla di Carboni, rimette in corsa il Meta, soli 3 punti adesso al basket Itri, da un eventuale overtime. Certo, non ci vorrebbe l'overtime dopo la lunga serata. Berardi per Papa, prova la penetrazione, fuori per Spasojevic, va a fare, riparte Scampone, forse fallo per lui. Scampone, il passaggio verso Varga, fuori per Scampone, c'è nessuno per lo scarico, arriva Carboni a portare il blocco, il passaggio in avanti a cercare Polidori, il suo gancio fuori per Sparagna, ancora Scampone, bisogna tirare. Sparagna annulla tutto, l'arbitro un po' al limite questo tiro, forse c'era. Il Meta si lamenta ancora col direttore di gara. ...58-55... Ma un po' di dubbi su questo tiro ce li ho, però c'è l'arbitro. Pallone che riparte. Il numero 11 Berardi. Ma Marco Berardi penetra. Spero che scivola fuori. 2-10. Una per Saccoccio, Papa prova a circonnavigare Varga, spera che rimane lì. Tiro il fischio, si arrabbia Papa, ma non doveva fare per lui. Messa che sarà di Polidori e compagni, pallone che è da asciugare letteralmente. Ah,
2 minuti a termine, 58-55. 2 minuti, 3 punti in bilico tra le due formazioni. Di Polidori in parte scivola Saccoccio, l'arbitro non ha visto nulla, poi Sparagna impatta, nuova fare Spasojevic, fuori pallone messo da Carboni. Baschettini in possesso di palla, Scarano in ginocchio, lascia solo Stravato in piedi. 1.47, Berardi vuole scaricare il cronometro, il gioco che può essere anche pericoloso in questi casi. Va al tiro Berardi, Ferro, Varga, poi Polidori lo aiuta a recuperare il pallone, Polidori porta a passeggio la palla, Polidori si chiude in questo frangente, arriva Scampone, Varga dà supporto, preferisce passare Scampone. Qui si perde il compagno, si perde il pallone fuori, time out in panca, le due squadre che se la stanno giocando alla grande. 58-55, 3 punti il divario tra le due formazioni. Un po' di errori da parte degli arbitri, ma ci stanno tutti. Sta di fatto che queste due formazioni si sono affrontate a viso aperto e comunque vada, hanno messo giù una grandissima gara d'alto livello. Torna in campo, termina il time out. Minuto e 17 per decidere chi vince. Time out, no. Palle avanti da giocare per il Basket Titri. Berardi punta Polidori, va a saltare, nuova fare, poi sposare vicino, mette dentro Stravato a passeggio con la sfera. Papa prova a puntare Carboni. Papa prova il varco, il gancio, nuova fare, poi Polidori lo tiene lì. Prova il canestro, c'è il fallo di Polidori, il primo minuto è ormai bucato. Serve un'impresa al Meta per riagganciare questa gara. Che non cambia al momento, con Papa che però ha possibilità di salire a 60, quindi rimettere su più 5 la situazione. Victor Papa, primo tiro per lui, nulla da fare, seconda possibilità per lui. Papa, ancora Ferro, Pavic,
passaggio verso Berardi, torna anche Polidori. 36 secondi, il passaggio a cercare Stravato, cerca la tripla, doveva fare a rimbalzo Carboni, per poco non se la mette dentro da sola. Carboni può ripartire dentro, lui c'era Varga, non lo vede Carboni. Blocca tutto il diritto di gara, c'è un fischio. C'era Varga tutto solo, non l'ha visto Carboni. Giustamente la transagonistica. Netta per Carboni, che può ridurre a 2 il distacco. Trema la tribuna. Tecnico alla panchina del Litri, c'è troppa gente in piedi. Un po' raro vedere falli tecnici così. Carboni, ma Carboni, primo libero che non va. Seconda possibilità, va Carboni, non va, 0 su 2 per lui. Scampone, va Scampone, passaggio sotto il Polidori, arriva il canestro, Polidori realizza il 58-57, ha la possibilità di mettere in pari le cose e di mandarci all'overtime. Polidori, eroe di questo meta. Polidori, libero pesante, suo libero, nulla da fare. Stanojević prende il pallone, Stravato non riesce a recuperare palla, il meta, qui c'è il fallo. Blocca il cronometro a 13 secondi. Forza Formia. Sapore. 13 secondi per il meta, che manda però in lunetta il basket Titri, quindi spera negli errori degli avversari. Forza Matteo, forza Matteo, forza Napoli, forza Matteo, forza Matteo. Intanto 8 secondi. Due liberi per Berardi. Meta ci è andato vicino, vicinissimo. Berardi contro il suo tiro. Mi chiama Provenzani. 60-57, time out, un tiro da 3 ci manderebbe all'overtime. Tutto può succedere nel basket, ma Litri è stato più convinto del Metaformia questa sera, non meriterebbe l'overtime, detto da amico, non me ne voglia il Metaformia, ma è stato convincentissimo. È stato convincentissimo il gioco espresso da basket Titri.
ultimi secondi, messo giù lo schema Polidori, ha messo giù lo schema difensivo Fabio Scarano. Bellissima gara questa vista stasera. La Pescampone, parte il gioco, Carboni per Varga, cerca la tripla, non trova il canestro, palla fuori, e la gara del meta potrebbe essere finita qui. 6 secondi, non è finita, ma giustamente la Saccoccio scappa via. Balti lo Saccoccio, solo il ferro, ma è finita qui. Litri si impone sul meta, 57 a 60 il punteggio finale, con il pubblico che esplode sugli spalti. Bellissima gara quella vista tra le due formazioni. Può festeggiare il basket Litri, che sale a quota 2 punti insieme al Metaformia, e poi giocherà nella prossima giornata contro l'Estonia la gara decisiva per capire chi avrà il primato del girone. Io ringrazio Tiziana Palombi per la lunghissima serata. Dal momento è tutto da parte di Giuseppe Capuano, ricordiamolo. Basket Itri batte Metaformia 60 a 57. Linea che può tornare alla regia.